Allora amici, oggi mi trovo in uno dei miei posti preferiti e voglio farvi vedere una tenda, classica tenda di quelli che uso io, tenda monotelo, che ha delle particolarità che la rende un pochettino utile, unica, la rende diversa da un po' dalle altre. Ecco, questa qui è marchiata High Peak e ha di diverso alcune cose che adesso vado a illustrarvi. È sempre la classica monotelo che io uso per fermarmi, perché per esempio oggi la giornata è molto bella, ma con questo vento sarebbe impossibile fermarsi a mangiare per un paio d'ore. Qui in teoria è consentito solo fermarsi, bersi classica tisana calda e poi continuare nella marcia. È vero che da queste parti ci sono anche, c'è anche qui vicino il rifugio. A me non piace accamparmi nei rifugi, preferisco utilizzare una semplice tenda igloo di quelle al supermercato, che adesso si trovano anche in rete. Questa l'ho pagata 15 euro su Amazon, adesso è andato mi sembra intorno a 20 euro. Comunque sono tende che non devono costare più di 20 euro, perché la tecnologia è quella lì. Io gli ho fatto un po' di modifiche. La prima modifica che gli ho fatto è mettere negli angoli, perché escono con la particolarità di avere questo gancio in plastica, che però poi consente l'uso solo l'uso degli spilloni. Io con gli spilloni non mi trovo bene, anzi credo che sia un tipo di picchetto quasi praticamente inutile. Allora ho aggiunto un laccetto su tutti e quattro gli angoli. Altra modifica, utilizzerò la paleria in fibra di vetro, in alluminio, anziché quella in fibra di vetro che è fornita con la tenda. Non solo per il peso, ma perché queste sono tende che hanno una parte della paleria che viene inguainata e le bussole della fibra di vetro poi non scorre bene nelle guaine, mentre l'alluminio, la paleria in alluminio scorre benissimo. Ora, cos'ha di caratteristico questa tenda rispetto alle solite che proviamo? Che ha la parte inguainata abbastanza corta e poi c'è tra l'uscita della guaina e l'angolo dove noi fermiamo poi il palo, c'è l'aggancio, come un pochettino come avviene sulle tende un po' più serie, come io ho la Ferrino Maverick che avete visto magari negli altri filmati. E questo ci consente di fermare prima la tenda al terreno senza mettere la paleria. Diversamente, con la guaina fino in fondo non si può, perché per piegare l'arco bisogna per forza sollevare almeno un lato della tenda, e quando c'è vento, oggi non c'è un vento fortissimo, comunque c'è un po' di vento, c'è il rischio a volte di perdere la tenda. Allora adesso andiamo prima a piazzare, come vi dicevo, semplicemente la cabina. Adesso vediamo se trovo una posizione favorevole. Chiaramente poi questa parte un pochettino lenta la toglierò dal video, ma era per farvi capire la particolarità di questa tenda, che si può prima fissare al terreno solo il telo, successivamente andremo a piazzare la paleria. E questa è una gran comodità perché riduce il rischio di vedersi portare via la tenda. Adesso, come dico, oggi non c'è un vento fortissimo. Non qui, prima ero sulla Punta Martin e lì in effetti c'era una discreta aria.
Ecco, come potete vedere, noi abbiamo già piazzato i quattro angoli ed è già un'ottima cosa. Adesso ci andiamo a prendere la palleria. E cominciamo a inserire vedete, noi possiamo compiere queste operazioni con una certa sicurezza perché comunque la tenda è ancorata al terreno. Non c'è bisogno di preoccuparsi, diversamente con l'altra tipologia bisogna sempre fare attenzione a che la tenda non prenda il volo. Adesso ci dobbiamo cercare un'altra guaina. Eccoci. Allora proseguiamo. Adesso incastriamo alla parte opposta al vento. Inseriamo la nostra palleria nel posto riservato. Adesso ci dobbiamo preparare per agganciare poi le controventature. Da questo punto noi possiamo, ricordiamoci, quando si tirano sugli archi non bisogna sollevarlo come se fosse una canna da pesca, perché così si rischia di piegarlo. I pali nelle tende vanno sempre spinti, soltanto spinti. Si può agevolare con la mano il fatto che poi pian piano si archi. A questo punto noi abbiamo i ganci, possiamo già piazzare la controventatura, visto che la giornata è un po' ventosa. Qua
anche se da questa parte non servirebbe, andrebbe orientata più verso monte, visto che l'aria viene da monda, sembra quasi un grecale, ma qua in Liguria a volte il tempo si gira, il vento si gira, allora conviene mettere i tiranti tutti diametralmente opposti. Poi ne aggiungiamo semmai qualcuno a favore di vento. Eccoci. Non rimane che fermare il classico lacciuolo che c'è al centrotetto. Il suo classico tettuccio. Ora, per sicurezza io metterò un altro tirante. Lo andiamo a piazzare giusto in opposizione al vento. Oh, incrociamo dentro la paleria, visto che abbiamo questa possibilità, ce lo andiamo a piazzare nella paleria centrale. Così con questo siamo sicuri che la tenda dovrebbe resistere, anche se poi il vento dovesse alzarsi. Eccoci. Come vedete, ci siamo appena costruiti una dimora dove poi è veramente comodo bivaccare. Io qui adesso mi fermerò un paio d'ore, anche di più, e diversamente non sarebbe possibile, sarebbe improbabile riuscire a stare a bivaccare con questo con questo vento vento in questo in questo posto. posto. Si sta alzando il vento, come prevedevo. E una cosa che volevo, che forse non ho detto, questa tenda no, ha le cuciture all'interno che non sono nastrate. Io però ho provveduto a spalmare una buona dose di sangrip. Vedete, c'è tutta la cucitura. Le cuciture sono molto ben realizzate, però di fabbrica non sono nastrate. Come dicevo probabilmente prima, non che serva granché, non è una tenda fatta per stare sotto la pioggia, però casi di necessità, perché no? Allora io ho nastrato tutte le cuciture col sangrip. Poi l'azienda dei produttori del sangrip dice di passare il talco prima di ripiegare la tenda. Io naturalmente non l'ho fatto, quindi poi ho avuto un po' di difficoltà ad aprirla.
Quello che notavo, oggi c'è molto vento, si sta alzando, vedete, si sta alzando e qui entra aria piuttosto fresca, che però contribuisce a gonfiare la tenda. Il fatto che vedete che lì si arqua, si gonfia, può essere una buona cosa perché impedisce alla tenda di afflosciarsi, di essere schiacciata dal vento, perché il vento un po' la spinge, ma allo stesso tempo la gonfia. Quindi è una specie di equilibrio idrostatico. Va bene che un po' di aria entri per gonfiarla e rimane. Allora amici, vedete, sono all'interno della tenda, sto pranzando. Dalla parte del sole la tenda scalda sempre, quando c'è il sole dentro la tenda si sta bene. Non sembra, ma si acquistano quei gradi in più che ti permette di stare ottimamente, di mangiare al caldo, riparati dal vento, perché fuori comunque c'è vento, c'è aria. Tra l'altro un vento molto freddo, perché ci sarà 2 gradi fuori. E io posiziono un foglio d'alluminio di quelli che si trovano, che arrivano dalla Cina su AliExpress. Sono già sull'erba, più tardi mi farò anche un pisolino. Ho qui il mio vino, il mio pane casalingo, un po' di formaggio, giusto? E mi faccio la mia pausa pranzo come si deve, non una tazzina di tisana calda e via. Io sarò qui 2-3 ore, poi mi guardo anche il panorama. E così farò poi qualche ripresa da dopo, da fuori. Giornata è bellissima, ma è molto 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 freddo. Io adesso ritorno in tenda perché si congela, e quindi io me ne ritorno dentro, e anche piuttosto in fretta, perché non c'è da scherzare, ragazzi. Qua fuori è il gelo, stiamo dentro. Signori miei, sembra una cosa stupida, ma non è poi così. Fuori un attimo l'aria forzata congela, raffredda troppo. Basta stare al riparo dal vento e le cose vanno sicuramente meglio. Adesso cerco di riprendermi, perché ragazzi, fuori è veramente dura. Come possano le persone, mi sono appannato gli occhiali, questo è un buon segno, vuol dire che dentro la tenda effettivamente c'è quella differenza di temperatura. Adesso mi metto dal lato vicino al sole. Questa tenda tra l'altro ha 2 lati che hanno un colore un po' più scuro, e che è una buona cosa, perché quando sono esposti al sole il materiale più scuro più trattiene la luce, quindi più scalda. Va bene, adesso io credo che cercherò di riscaldarmi un pochettino. Adesso mi riprendo un attimo, sono andato fuori. Devo ricordarmi che questo, quando sono arrivato non c'era questo vento. Adesso uscire sarà dura, dovrò fare la tenda nel più breve tempo possibile e scappare prima di congelare. Per fortuna ho un altro
un altro soft shell da mettere sotto e lo indosserò, però adesso me ne sto un po' al caldo. A dopo.